Ciao a tutti amici di Nexus Lab, oggi vi presentiamo il programma S-Voice, il programma teoricamente in esclusiva per il Galaxy S3, ma estrapolato dall'ultimo firmware pubblicato direttamente da Samsung ufficiale e quindi installabile su qualsiasi dispositivo Android con Android 4.0. Noi l'abbiamo provato e possiamo confermarvi che è funzionante sia sul Galaxy Nexus sia sul Nexus S con Android Ice Cream. Non abbiamo provato altri terminali, anche se per adesso sappiamo che funziona sia sull'S2, dobbiamo provarlo su terminali non Samsung. Per questo ci potete venire in aiuto anche voi indicando tra i commenti se funziona la pick up anche sul vostro dispositivo. Andiamo a scoprirlo, questa è l'icona di S-Voice. Eccoci qua. Ciao Galaxy! Che tempo fa? Eris de Weather for Rivoli, Piemonte. Probabilmente in questo momento abbiamo il text to speech impostato in inglese, comunque lui riconosce la nostra voce, gli abbiamo fatto una domanda e ci ha risposto con una domanda con le indicazioni meteo che gli avevamo chiesto. Proviamo a chiuderlo e riaprirlo, se questo problema si risolve. Prima l'abbiamo provato e avevamo anche il text to speech in italiano. Proviamo solo. Ok. Cerca. Lui più probabilmente. Abbiamo ancora qualche problema. L'applicazione secondo me non è ancora quella definitiva che troveremo nel Galaxy S3 all'uscita. Sarà aggiornata probabilmente perché ci sono ancora alcuni problemi. Per attivarla senza premere il pulsante basta dire ciao Galaxy. Chiama mamma. Come potete vedere, ha trovato diversi numeri. Proviamo a fare una ricerca. Ciao Galaxy. Trova Nexus Lab. Nexus Lab. Ancora un po' lento il sistema, sinceramente, come potete vedere. Ci impiega un po', nei prossimi giorni proveremo l'S3 direttamente, quindi vi sapremo dire se il sistema risulta più veloce sul dispositivo dedicato. Andiamo a riprovare. Penso si sia bloccata, la chiudiamo e la riapriamo, chiudiamo anche altre applicazioni che avevamo aperto, molta roba, ok. Cerca Nexus Lab. Adesso lui precedentemente ci aveva aperto il browser web direttamente, in questo caso ci fa attendere un po' più del dovuto. Probabilmente ci sono dei problemi o ai server di S-Voice o alla nostra connessione, anche se probabilmente è l'applicazione che dà qualche noia. Proviamo a fargli fare qualcos'altro. Come potete vedere l'applicazione sembra essere bloccata. Ciao Galaxy.
Ciao Galaxy. Riavviamolo un attimo. Naviga verso Torino. In questo caso ha aperto l'applicazione inerente alla nostra richiesta. Noi abbiamo il GPS disattivato, quindi dovremmo fare questa operazione manuale, che col GPS preimpostato non avremmo dovuto fare. Ok, ritorniamo su S-Voice. Ciao Galaxy. Chiama moto. Riproviamo questa operazione di chiamata e poi proviamo a scrivere un SMS. Ecco qua. Ciao Galaxy. Ciao Galaxy. Invia SMS a Moto. C'era ancora rimasto il chiamata di prima. Ciao Galaxy. Invia SMS a Moto. Invia messaggio. Moto. Quando fa così, l'applicazione sta caricando le informazioni. Siamo costretti a effettuare la scelta in manuale. Invia messaggio. Purtroppo ha mandato un messaggio che noi non avevamo detto questo. Non ho detto ti amo amore, avete sentito? Invia SMS. Ciao Galaxy. Invia SMS. Moto. Purtroppo ci sono ancora parecchi problemi da risolvere. Il riconoscimento vocale funziona bene, però l'apertura e la conseguente scaletta che è inerente a un'azione è ancora poco ottimizzata. Forse è più un problema della poca ottimizzazione della pickup del programma su altri device. Vi sapremo dire meglio in settimana con la prova dell'S3. È un'applicazione con diverso potenziale, anche se è soprattutto già compatibile con l'italiano, anche se c'è qualche anomalia come il text to speech o il riconoscimento delle parole che avviene in italiano, ma poi viene scritto in inglese.
Poi questo si risolve da solo, come potete vedere, non ho fatto niente, si risolve da solo. La lentezza dei server, tutti questi piccoli problemi che comunque inficiano l'utilità dell'applicazione, rendendola quasi più macchinosa che fare l'operazione manualmente. Per ora un bel giochino, ancora poco utile, ma che forse con uno sviluppo in queste prossime settimane riuscirà a migliorare e diventare più utile. Se volete scaricare la pick-up potete fare riferimento all'articolo allegato. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.